che tutti noi questa sera siamo qui a festeggiare, la togliamo con l'applauso di tutta Roma Lega insieme, Miriam Pece. Romanengo ha celebrato così venerdì sera in un teatro comunale gremito la sua campionessa. Miriam Vece ha conquistato quest'estate il titolo europeo nei 500 metri velocità pura in Svizzera a fine agosto e il comune di Romanengo ha deciso così di rendere onore a questa ragazza di 21 anni che ora mette nel mirino anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci speri in un biglietto per Tokyo? Mancano ancora 2 anni, sono tanti, la qualifica è appena iniziata e stiamo lavorando bene, pian piano stiamo migliorando sempre di più. Tokyo si avvicina purtroppo troppo velocemente e speriamo che il tempo basti per strappare un biglietto. Andando però con ordine, la serata di venerdì condotta dallo speaker Mario Mizzoccheri ha visto l'intervento di ospiti illustri quali Corrado Lodi, consigliere nazionale della Federciclismo, Antonio Pegoiani, presidente per Cremona e ancora Stefano Borghetti, vicepresidente della Federciclismo regionale Lombarda e Stefano Pedrinazzi, consigliere regionale. Ad accogliere Miriam il sindaco Attilio Polla che le ha donato un prezioso presente a ricordo delle sue imprese e di questa serata Valentino Villa, presidente della Valcar, la società ciclistica per la quale Vece gareggia, e Sergio Alzani, ex corridore professionista e presidente della Imbalplast Soncino. Gli applausi sono giunti anche da 3 delle compagne della 21enne romanenghese, del Bravo in nazionale, 2 delle quali cremonesi doc come Marta Cavalli di San Bassano ed Elena Bissolati di San Giovanni in Croce, senza scordare il saluto delle amiche di sempre, quelle del paese, di Miriam. Una festa passata da parole, emozioni e ricordi, peraltro molto freschi, dal saluto di chi ha visto crescere Miriam e di chi ora sogna con lei, emozione che è la stessa della ciclista di Romanengo. Sinceramente non pensavo venisse così tanta gente, sono contentissima, ci tenevo a ringraziare tutte le persone che sono venute, il comune di Romanengo, il sindaco e grazie davvero a tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni. Dopo il taglio della torta, poi tutti sul palco per la foto di rito, ma anche per un applauso ulteriore e un grazie a questa ragazza che ha portato il nome della piccola Romanengo sul tetto d'Europa in attesa, chissà, di prendersi presto pure l'Olimpo del ciclismo.